soffitto, cioè Lorenzo Nicastro, insorge il PDL, una vergogna, anche l'Associazione Nazionale Magistrati critica la candidatura di Nicastro per l'Italia dei Valori a Presidente della Regione Puglia. Il Mattino di Napoli, appalti G8, indagato coordinatore del PDL, notizia che abbiamo già visto ampiamente sugli altri quotidiani, il Secolo XIX di Genova, sulla stessa notizia, richiesta di allarme ai politici, indagato il G8 del PDL, Dennis Verdini, da IBM, si è presentato spontaneamente a Firenze, stop alla Protezione Civile S.p.A. Il Resto del Carlino, di Bologna, su Gheddafi che caccia gli europei, niente visti dalla Libia per ritorsione contro la Svizzera, Frattini, ministro degli esteri, non ha tutti i torti, dice Frattini. E poi la beffa di Sanremo, vedete la fotografia a tutta pagina, stasera a parte il Festival di Sanremo, mentre continua il balletto su Morgan, il cantante, la clerice, la conduttrice che dice ci sarà, ma non fisicamente, insomma, il vado, non vado, il ci sarà, non ci sarà, di Morgan. Su Sanremo, cronaca qui di Milano, la marcia della rabbia in via Padova, torce contro i negozi degli stranieri milanesi in strada dopo gli scontri, contestata la morale, tensioni con gli immigrati, l'editoriale del direttore Andrea Miola, caos, immigrazione, basta, non ci serve concretezza. E chiudiamo con il quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport, Milan, do you remember, perché domani, martedì, si giocherà la prima partita di Champions League, il Milan è impegnato contro il Manchester United.